Adesso andiamo a vedere il programmer e il modulo Polyphonic Keyboard come interagiscono con tutti gli 8 moduli. In questo momento vi farò praticamente su ogni tasto un modulo SEM e potranno essere assegnati o a rotazione, cioè uno dopo l'altro, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, 6, 7, 8, praticamente così. Così sono gli 8 SEM in rotazione, da sinistra a destra, oppure cambiando l'assegnamento si può mettere il primo modulo sempre fisso e gli altri a rotazione, quindi solo quello e a rotazione gli altri. Poi quando si rilasciano cambiano i suoni ovviamente. Oppure reset, che ogni tasto ha praticamente sempre un modulo. Poi se respingo è sempre quello. Secondo tasto è sempre quello lì. Se voglio andare al terzo devo spingere un terzo dito, cioè un tasto, scusate. Poi viceversa, tutti gli altri. Quindi qui suonerebbe sempre il 4 e poi e succede tutto questo bailam di suoni. Adesso andiamo a vederlo invece col modulo continuo. Io posso decidere di farli programmare così, con le memorie, come sono stati programmati in origine. Questa sorta di giungla elettronica, sono due moduli che vanno. Io posso dire adesso il modulo 3 lo pilota, lo programma, non con la sua memoria come è stato registrato prima, ma liberamente. Tolgo la memoria al modulo 3, che è questo, e decido di fargli io il suono. Oppure di farli entrambi, anche il 4 adesso non ha più la memoria sua con cui ha registrato quell'effetto, ma vado liberamente. Adesso piloto entrambi i moduli con i comandi del programma. Posso modulare solo il 4, il 3 avrà il suo suono con cui era stato registrato, il 4 è libero e cambia solo il modulo 4. In questo modo poi, ora smetto la sua memoria originale, andiamo a sentire gli altri moduli. E ora abbiamo tutti gli 8 moduli insieme. Quando rilascio il modulo 5 ha questo effetto di modulazione sull'inviluppo dell'oscillatore. E questa è la possibilità di avere 8 moduli con varie possibilità di assegnamento sui tasti per fare vari effetti. Chiaramente gestire 8 effetti contemporaneamente dal vivo è difficile, perché comunque basta spostare veramente pochissimo per cambiare il tipo di timbro e l'effetto. Poi ogni SEM, a seconda di che tasto utilizzo, ha un effetto diverso, perché sono tutti effetti creati sulla modulazione della frequenza degli oscillatori. Per cui se lo stesso questo tasto qui, oppure metto in freeze, quindi congela e uso solo questo modulo. Qui ha un effetto, qui ha un effetto.
qui ce n'è un'altra ancora, qui ne ha un'altra ancora, e questo vale per tutti. Gli 8 sem sono stati programmati per suonare in questo modo, che ogni tasto ha un suono diverso, quindi mettendoli poi di nuovo, togliendo il frizzy, usandoli insieme, abbiamo miliardi di combinazioni possibili. Questi sono stati creati e registrati sul programma, però io li posso, in modo che voglio, il 3-7 li piloto adesso in manuale, oppure li posso pilotare tutti in manuale. Tolgo la programmazione, li metto in manuale e tutti cambieranno insieme. Notare che le dita, i tasti sono sempre i medesimi, cambia solo la modulazione che io gli mando dal programma ai vari moduli. Sono arpeggi, sample hold, tutto insieme, e queste sono comunque sonorità che non sono state quasi mai utilizzate sul SEM, anche perché all'epoca appunto chi voleva fare sperimentazione utilizzava Moog modulari, MS, ARP modulari, quindi avevano altre macchine, però anche con queste si fanno cose incredibili, perché sono 8 sintetizzatori indipendenti comandati dalla tastiera e da un programmer che può modificare in tempo reale qualunque parametro. Se poi io aggiungo altri tasti, e questa è la polifonia applicata agli 8 moduli, gestendo appunto così le sonorità elettroniche per effetti speciali di questa macchina. Adesso dopo andremo a vedere la possibilità di usare le 8 unità SEM in unisono, quindi con un suono gigantesco.